C'è un'estrema creatività e la musica più o meno aveva sempre un carattere improvvisativo e moltissime volte era proprio improvvisata, per cui lo stesso Bach, quello che ha lasciato di scritto è una minimissima parte, ovviamente la musica d'assieme, cioè col coro, con l'orchestra o così, quella ovviamente l'ha messa per iscritto, ma c'erano dei compositori che proprio per questo, che magari si sa che hanno colossali organisti, ma non lasciamo nessuna musica, lasciamo solo musica, magari delle sonate in trio, di musica per strumenti, perché lo strumento solista ci improvvisavano solo. Allora, ecco, voglio aggiungere una cosa, lui diceva giustamente che questo modo di fare era molto utilizzato nell'epoca antica. Diciamo che ne abbiamo un'esperienza moderna del jazz, dove i musicisti sono in ensemble, ma più avanti del mondo, cioè ci sono dei concerti, quali per esempio il concerto numero 20, Re minore, che tra i concerti per pianoforte orchestra è l'unico in tonalità minore, dove nell'ultimo pezzo c'è la possibilità per il pianista di improvvisare una cadenza. Io mi ricordo ancora l'esecuzione di Benedetto Michelangelo, di questo concerto, un grande pianista compianto, uno dei più grandi pianisti contemporanei. Però in questi sei minuti cercheremo di fare. Allora, sentirete che accenno il tema di questa fuga, che è il tema di una fuga, quindi.